Eh, senti, visto che stiamo parlando di TV, sì. eh, io sono nato. Cioè, allora, innanzitutto, altri complimenti, mm. nel senso, tu hai fatto tempi moderni. Ah, sì, eh, tempi che, moderni sono fiera. Eh, tempi moderni sì. era una trasmissione per chi non l'avesse mai vista, per una, magari per una questione demografica, nel senso che quando la facevi, non me lo no, wow, credo 25 anni fa. Eh, sì. Io ho scoperto che mm. tu avevi 37 anni quando ho iniziato a fare tempi moderni, mm. quindi avevi più o meno la mia età. Mm. Eh, Sostanzialmente era una trasmissione in cui eh, c'era un pubblico, così tu interagivi col pubblico, un po' come nelle trasmissioni di... Eh, tipo amici, no, non è amici. God, di Gad Lerner, io ho fatto la redattrice da Gad Lerner okay. a Milano Italia, che era un programma di Rai 3 che andava in onda tutte le sere, e lui aveva un palco, però andava anche nel pubblico e Che era una cosa nuova al tempo. Sì, sì, okay. sì, sì e tu portavi varie questioni sì. sociali diciamo sì. controverse quindi mm. eh, mi ricordo la puntata dell'uomo tatuato, adesso chiunque di noi è tatuato però al tempo era l'uomo tutto sì. tatuato l'uomo più tatuato d'Italia mm. era completamente tatuato e nel 96 era una, era una cosa stranezza. strana o sì. le coppie sì. omosessuali mi ricordo la prima la puntata, puntata c'erano nove coppie omosessuali nella prima puntata nel, sì, nel 96 credo tu eri l'autrice? sì, eh? cioè, sì è il primo programma che ho scritto io Okay. Eh, era bello tempi moderni, me lo dico da sola. Era sì. molto carino. Ogni tanto incontro questa, ma sai che anche l'altro ieri uscendo da casa un ragazzo. Quaranta... Mi succede spesso con dei quarantenni che mi dicono: Io da bambino guardavo tempi moderni, mm. so, più o meno sono tutti gay. Eh. Ok, <ride> Beh, perché comunque sai, era un programma che parlava per la prima volta della diversità, mm. perché non una volta non si parlava in tv della diversità. Eh, o se ne se parlava, se ne parlava in un modo ridicolo, scorretto, eh, e noi ne parlavamo insomma, come di una cosa normale, eh, la raccontavamo in tante forme, quindi... Ehm, No, no, era un programma di cui sono molto contento. fatto su Mediaset, giusto? Sì, sì, figura. Pensa a cos'era il mondo, <ride> era, esatto, era so. veramente diverso. Come è? Non eh, non la prima stagione, secondo me, era su Italia 1, al pomeriggio, alle due e mezza del pomeriggio. Dopodiché, in prima serata, su Italia 1, forse a un certo punto è andata anche su. Car no, no, su Corane 5, no, non mi ricordo. Però, insomma, sì, era Mediaset. E non c'erano dei contrasti? Su... Zero. Beh, allora. Cioè, quando io poi ho fatto Il Grande Fratello, il direttore era Giorgio Gori, mm. cioè gente molto in gamba. Okay. Un altro mondo. Grazie per aver guardato questa clip. Su questo canale YouTube ne trovi molte altre provenienti dalle live, da video vari e soprattutto dal podcast. Iscriviti per non perderti. Grazie inoltre a Tridom che ha sponsorizzato il podcast e che per l'occasione ha creato un albero ad hoc che si può tenere soltanto sino alla conclusione della stagione 2 del Breaking Italy podcast. Per ottenere questa versione speciale di una pianta di caffè che verrà piantata in Ecuador per aiutare le popolazioni locali e combattere la deforestazione, trovate un link in descrizione.